Ciao, come state? Spero bene, siamo insieme anche quest'oggi. Non abbiamo fatto, insomma, la nostra diretta perché il lavoro mi ha portato altrove, ma ci ritroveremo comunque martedì prossimo anche per salutarci e così darci appuntamento poi con la nuova stagione, appunto dopo la pausa estiva. Ma visto che non siamo stati insieme, volevo ricordare un grande personaggio che è stato Nelson Mandela. E in particolare ricordare la data del 12 giugno 1964, quando Nelson Mandela, dopo essere stato nuovamente incarcerato, il 12 giugno 1964, ebbene, viene condannato all'ergastolo. Nelson Mandela ci ha lasciato a 95 anni nella sua casa di Johannesburg, ma pensate che ne ha vissuti ben 27 dietro le sbarre di una prigione. Nelson Mandela, quando è uscito dal carcere, perché nonostante, insomma, fosse stato, dicevamo, condannato all'ergastolo, esce nel 1990, l'11 febbraio, ma era già da anni un simbolo alla lotta contro l'apartheid, che in Sudafrica, dobbiamo dirlo, significava ancora segregazione e per le persone, insomma, che non avevano la pelle bianca. Lui, tra l'altro, insomma, ha lottato per questo diritto. Tra l'altro ha avuto anche il Nobel per la pace nel 1993. Il suo soprannome era Madiba, che era il suo nome tribale, e diventò anche il primo presidente sudafricano nero. Perché parliamo di Mandela e perché ci ricordiamo di Mandela? Beh, soprattutto lo facciamo anche in base un po' alle canzoni che sono uscite, diciamo così, per raccontare la sua storia. E sicuramente un inno a Mandela è stato quello cantato da loro, dai Simple Minds. Oltre ad avere la canzone Mandela Day, insomma, anche un altro importantissima è stata anche Dico. Tra l'altro, anche una poesia di William Ernest Henley Invictus, che fu il sostegno quotidiano per Nelson Mandela durante la sua prigionia. Infatti lui la leggeva spesso, sovente, e in qualche modo fece tirare avanti. Tra l'altro, poesia che ha anche ispirato un film di Clint Eastwood uscito nel 2009, e nella pellicola a interpretare Mandela è stato Morgan Freeman, che secondo me, insomma, diciamo, un attore che io adoro, che mi piace tantissimo, e secondo me è stato azzeccato anche per questo ruolo. E allora volevo anche un po' leggervi questa poesia. Invictus, dal profondo della notte che mi avvolge, nera come un pozzo da un polo all'altro, ringrazio qualunque Dio esista per la mia anima invincibile nella feroce morsa delle circostanze. Non ho arretrato né gridato sotto i colpi d'ascia della sorte, il mio corpo è sanguinante, ma non chino. Oltre questo luogo di ira e lacrime, incombe il solo orrore delle ombre. E ancora la minaccia degli anni mi trova e mi troverà senza paura. Non importa quanto stretto sia il passaggio, quanto piena sia di castighi la vita, io sono il padrone del mio destino. Io sono il capitano della mia anima. E insomma, questa, dicevamo, è stata appunto una poesia che ha fatto sì che potesse dare sollievo a Mandela. E pensate che nel giorno della sua liberazione, tra l'altro, Mandela tenne lo storico discorso nel municipio di Città del Capo, e nonostante la dura repressione, oppressione, lunga detenzione, rinunciò a una strategia violenta e vendicativa in favore di un processo di, se vogliamo, riconciliazione e pacificazione. Tra le canzoni non c'è solo Mandela Day dei Simple Minds, che trattano appunto anche questo tema, che è quella della lotta all'apartheid, ma sicuramente, appunto, io vi ho citato anche Biko, che è stato ripreso da Simple Minds, ma è stata scritta e cantata ad esempio da Peter Gabriel. Oppure andiamo anche agli artisti United Against Apartheid con Sun City, Eddie Grant con Gimme Up Joanna, ancora Tracy Chapman con Freedom Now. Insomma, sono tanti
tantissime le canzoni e anzi vi invito magari anche a andarle un po' a cercare o anche qua sotto magari lanciarne una. Tra i tanti artisti, uno che era sconosciuto almeno in Sudafrica, perché lui è americano ma ha avuto tantissimo successo in Sudafrica, tant'è che nonostante appunto la sua musica fosse censurata anche in America, dicevo, ebbe successo perché venne un po' preso, diciamo così, anche simbolo della lotta contro, anche in questo caso contro l'apartheid, grazie ai testi che davano contro un po' all'establishment. Tra l'altro lui seppe di questa, diciamo così, fama in Sudafrica molto tardi, e tant'è che addirittura, insomma, a livello anche economico non riuscì a, diciamo così, a recuperare gli introiti che invece andarono tutte nelle casse, insomma, della discografia americana, proprio perché stettero ben zitti a non dirgli che, insomma, gli aspettava comunque, gli aspettavano i soldi, diciamo così, della famosa SIAE. Lui è Rodriguez, Sisto Rodriguez, e tra l'altro, visto che prima abbiamo citato un film, un altro film molto interessante che racconta la vita sì di Rodriguez ma anche un po' dell'apartheid è Searching for Sugar Man, perché Rodriguez viene conosciuto come Sugar Man. Ecco, questo è un altro bel disco che vi invito ad andare a cercare se nel caso in cui lo trovate. Tra l'altro vi faccio anche vedere, molto bello, perché ad esempio questo è un picture disc e quindi c'è anche l'immagine stampata sopra. Questo è un po', insomma, quello che ci siamo raccontati quest'oggi, per darci anche un po' appuntamento, se vogliamo, a martedì prossimo per l'ultima diretta della nostra stagione, prima di farci i saluti e augurarci buone vacanze. Ma come sempre aspetto qui sotto i vostri commenti su magari il brano che secondo voi ben si abbina o ben ricorda, in questo caso la lotta contro l'apartheid e ancora di più questa figura che è stata veramente storica per questa lotta, che è stato Nelson Mandela. Con questo io vi bacio, vi saluto e vi do appuntamento a martedì prossimo, magari nel frattempo ci vediamo ancora con qualche altra cosa. Va bene? Ciao, un abbraccio, a presto. Ciao!